Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e il video di oggi è una cosa che non ho mai fatto, quindi non so, vedremo che cosa ne viene fuori. Mi sono resa conto un paio di giorni fa che non ho ancora visto la seconda stagione di Shadow and Bone. Mannaggia, è uscita ormai da diversi mesi e niente, vorrei dare questo mio contributo al rating e alle visualizzazioni della serie, visualizzazioni no, diciamo sì, il numero di persone che l'hanno visto, perché a quanto ho capito stanno aspettando di vedere come va questa seconda stagione per capire se fare la terza. Non mi sembra siano ancora uscite novità sulla terza stagione e soprattutto per vedere se fare o meno lo spin-off sui Corvi, che in realtà è la serie che effettivamente mi interessa di più perché sono i personaggi che mi piacevano di più. E anziché fare il solito, cioè vedo la serie e poi faccio la recensione, stavolta ho deciso di fare una reaction, che è un po' quello che ho fatto già in passato con i trailer, ma sugli episodi della serie, ovviamente comprimendo, mostrando solo qualche clip perché gli episodi sono molto lunghi, e ovviamente per una questione anche di copyright, anche se dovrei essere più al sicuro rispetto ad altri perché io non ho la monetizzazione, quindi la cosa dovrebbe creare meno problemi, ma comunque insomma avete capito. Ho deciso che farò due parti, una con i primi quattro episodi e una con gli altri perché non voglio fare un video lunghissimo. Nella parte di oggi vediamo i primi quattro episodi, non so se riuscirò a vederli tutti oggi, penso di riuscire a vedere almeno i primi due, se tiro un po' anche i primi tre forse, ma nel caso ho un'altra mezza giornata libera domani, quindi eventualmente posso girare gli altri due, posso guardare gli altri due domani. Ci sono delle reazioni più a caldo ovviamente, quindi è un po' diverso rispetto a fare una recensione dopo averci pensato un po', però ho pensato fosse carino anche così. Io l'ho già detta questa cosa, ridico, io ho letto il primo libro della Grisha, gli altri due no perché non mi interessava abbastanza, ma la serie mi ha interessato abbastanza ad andare avanti e quindi reagisco anche da persona che probabilmente non vede, o no, meglio, non può fare certi collegamenti perché a quanto ho capito hanno accorpato il secondo e il terzo libro della Grisha più alcune cose di Six of Crows, più forse un'anticipazione verso la fine su King of Scars. Pare che il finale non sia piaciuto a un sacco di gente perché hanno cambiato delle cose, ma considerando che quello che mi è arrivato del finale della Grisha non mi è piaciuto, forse mi piacerà, non lo so, vediamo. È un sogno o stanno già iniziando con questa questione? Perché mi ricordo che c'era qualcosa su un collegamento mentale tra Alina e il Darkling. Sì, io so un po' di cose anche se non ho letto gli altri due libri perché mi sono fatta spoiler, tanto non volevo andare avanti. E io mi ricordo che c'era questa cosa. Quindi questo è un sogno o lui ha già iniziato? Perché noi sappiamo già che lui è vivo. Kirigan è morto. L'hanno preso i Volcra, non c'era scampo. No, ma non lo dire. Non lo dire, no. Ah. Si è Ok, quindi il spostata tutta la problema città. adesso è che non solo che c'è la Sta faglia, ma che spostando la faglia si tanto. sta espandendo, quindi urgenza. Nel frattempo, in quell'inchiesta, ecco, una cosa che allora, anche nella prima stagione ci sono alcune scene veramente molto buie, ma un po' meno, ma quando siamo arrivati a Caterdam si vedeva, c'erano alcune scene nella prima stagione in cui dicevo, ma posso prestarvi una lampada, per favore, che io non vedo niente. E noi ci fa ciao, ciao. Sì, ma non ho capito chi è che avrebbero ucciso. Sì, mettiamo subito in chiaro che c'è una parte della loro relazione che non è ancora stata esplorata, un po' goffamente, ce lo dicono, ma ok. Beh, è la seconda Quelle frasi volta, non quindi a funzionano questo più. punto immagino che ci sia già sto legame di Ma cosa pensi mentale, che perché, sia? cioè, ho capito gli incubi, però. Solo che non so come lo faccia. Non so come funzioni questa cosa. Oh, ma io trovo veramente molto bella, proprio fighissima l'animazione che fanno per i poteri di Alina. Mi piace sempre molto quando li fanno usare. Sono il suo, sono forze armate, le uniche forze armate educate che abbiamo trovato in Shadow and Bone, ma questi sarebbero dovuti far largo a botte, altro che spostatevi, ma vabbè. Serve uno spaccacuore per quello che ci attende. Avevamo già detto alla fine della prima stagione, lo abbiamo detto di nuovo, quindi è chiaro che ci serve Nina. Nina, dove sei?
Perché quello che mi è dispiaciuto un po' della stagione precedente è che lei ci fosse, ma pochissimo, perché aveva pochissimo screen time, era a parte e non era insieme agli altri corvi, quindi l'avevano già, secondo me, anticipato alla fine, quando Casa aveva detto ci serve una spaccacuore. Immagino che quindi adesso lei si unirà agli altri, vero? Vero? Vabbè, non è una sorpresa perché lo sapevamo. Lo sapevamo. Sono tornato. Sì, è buissimo, ma penso siano quelle creature di tenebra che hanno fatto vedere alla fine della prima stagione, ma cioè, cos'è, una roba nuova? Nel senso, com'è che prima non lo poteva fare? Perché non li ha usati prima? Anche questa è una cosa che mi chiedo da persona che non ha finito di leggere i libri, magari gli era spiegato. Ammetto di aver visto qualche immagine di Jasper e Wayland, quindi era una parte che aspettavo effettivamente. Finalmente un noleggio immediato. Intendo dire che dobbiamo partire. Oh. Mettiamo in chiaro due cose. Quante possibilità c'erano? Tra l'altro, non so se voi l'avevate riconosciuto. Io ho detto in questo lo conosco. E poi mi sono ricordata perché sono andata a cercarlo quando avevano annunciato che lui avrebbe interpretato Nicolai. Lui era in DOA, che è stato cancellato dopo due stagioni, hanno fatto bene, ma insomma hai fatto parecchia strada da lì, eh? Quindi il primo episodio è andato, e che dire, sono entrambi episodi molto introduttivi che settano un po' il tono del resto della serie e di dove stiamo andando. Confermo che i corvi, da quello che avevo letto già nei libri e da quello che ho visto nella prima stagione, sono i personaggi più interessanti, forse perché molto del loro punto di vista è inventato, e quindi non so dove vogliono andare a parare, e voglio capire anche in che modo poi si riuniranno, si riallacceranno alla storyline di Alina, cioè spero e che non vadano avanti sempre senza incontrarsi per tutto il tempo. Alina lo sapevo già, il punto è che lei deve trovare gli altri due amplificatori, il Darkling è tornato, quindi al momento non è successo niente di che. Comunque al momento mi piace, nessun volo al momento, ma vedremo con il secondo episodio che mi metto a vedere subito. Lei però potrebbe farsi due domande a questo punto, no? Perché insomma sono molto molto vividi e molto molto dettagliati questi sogni. Beh, sono 4-5 flashback che abbiamo su Kaz. Era molto più breve, questo è il più lungo al momento, ma quindi sì, avremo tutti i flashback sul, immagino a questo punto, sul passato di casa. Questo è il fratello, quindi immagino vogliono raccontarmi cosa è successo al fratello. Questo è da Sei di Corvi, me lo ricordo, e non sarebbe stato materiale interessante da mettere nella serie dei corvi se l'avessero fatto. Cioè, lo so che a questo punto non sanno ancora se la fanno o meno, ma cioè, un'anticipazione grossa. È vero che è la seconda stagione che li vediamo, quindi passare tutte queste stagioni e non dire niente sarebbe troppo. Come fai a saperlo? L'ho chiesto alla cameriera. Come faceva a saperlo? Ho detto che ci serviva, Nina. Come quello. Subito si sta rendendo indispensabile. Queste scemate, nessuno ci ha pensato. Nina sì. Credo siamo tutti d'accordo nel dire che se non ci fosse mai di mezzo, Nicolai sarebbe la via, no? Cioè, vogliamo mettere, cioè, si sono appena conosciuti e lei ha molto più chimica con Nicolai rispetto a Mal. In realtà, secondo me Mal funzionerebbe come amico, come quasi fratello e basta, però io non riesco a shipparli. Ah, è un serpentone! Ha la frusta di... Vabbè. Com'è morto? È morto. Già, considerando quanto era aggressivo, pensavo sarebbe stata una battaglia un po' più ardua, ma non ho trovato qualcuno che mette in difficoltà in Edge. Possibile? Però questa cosa se la sono inventati nella serie, vero? Perché io non ricordo che loro si conoscessero già nei libri, salvo che non l'avessero detto nel secondo libro. Senza Nina e Nege questi non vanno da nessuna parte. Quest'operazione non è andata proprio benissimo. Questo spettacolo pirotecnico mi sembra dica che ha funzionato. Effettivamente il potere si è amplificato di parecchio anche.
Allora, il secondo episodio è andato, in realtà ho dovuto fare una pausa perché la videocamera mi aveva abbandonato e quindi dove eravamo rimasti? Il secondo episodio mi è piaciuto un pochino di più rispetto al primo, più che altro per la parte di Alina e questa preferenza in realtà è da attribuire esclusivamente, ve lo dico subito, a questa atmosfera un po' piratesca che si è venuta a creare perché è ambientata la parte di Alina tutta in mare. E onestamente pensavo che la parte sulla frusta di mare ci avrebbe preso più tempo, in realtà pensavo che proprio la parte sui vi ricordo sempre che io non ho letto il secondo e il terzo, quindi su queste cose voi direte: ma sì, non lo sapevo. No, non lo sapevo. Io pensavo che la parte sui, e forse era così nel libro e hanno dovuto condensare, non lo so. Fatto sta che io pensavo che la parte sui due amplificatori ci avrebbe preso più tempo e che sarebbe stata quasi come una parte un po' più avventurosa. Pensavo questo, e invece siamo stati molto veloci. Tra l'altro, a questo punto, Alina, alla fine del secondo episodio, ha deciso di andare alla faglia perché immagino ritenga di poter distruggere la faglia solo con il secondo amplificatore, poi probabilmente si accorgerà di non potercela fare e andrà a cercare anche il terzo, immagino che succederà questo, quindi la prossima sarà alla faglia, immagino. Non è successo molto altro, però non mi è dispiaciuta. La parte sui corvi è sempre più interessante, mi piacciono molto le loro scene di gruppo, che trovo molto più efficaci delle scene di gruppo rispetto alla parte di Alina. Poi io shippo Alina con tutti tranne che con Mal, continuo a dire questa cosa. È intrigante quello che poi sta succedendo con i corvi, perché c'è anche molta più azione, anche un pochino più dark, quindi mi piace nel complesso di più e io credo che loro farebbero scintille in una scena, in una serie tutta loro, però insomma vediamo se effettivamente la fanno. E ho un dubbio adesso su questa cosa della connessione tra Elena e Darkling, perché alla fine della puntata, quando lui, a quanto ho capito, lui avverte la presenza di Elena quando lei, diciamo, quando lei riceve il potere del secondo amplificatore, quindi il suo potere aumenta, e lui dice: sei viva! E io pensavo che lui lo sapesse già, quindi a questo punto mi viene il dubbio che questa connessione mentale non sia una cosa che fa apposta. E non ho capito neanche se se ne sia reso conto, salvo che effettivamente quelli dei primi due episodi non fossero sogni. E questa cosa della connessione mentale arrivi dopo, non lo so. Vediamo il terzo episodio. Che fa? No! Che figata! Ne voglio una anch'io. Allora, io sarei emozionata e terrorizzata insieme perché soffro di vertigini, però bella, mi piace questa cosa. Povera Lina, ti capisco. Ti capisco, io penso che a un certo punto mi abituerei, però bella, mi piace, anche visualmente molto bella. Vedi, Alina, lui non è solo bello e come scoprirai dopo anche molto ricco, ma è anche intelligente, è un inventore, cioè Nicolai Mal. È evidente che qualcosa andrà storto perché siamo solo al terzo episodio, non può distruggere la faia al terzo episodio, no? Ah, ok, il problema è il trauma. Comunque questo conferma quello che avevo detto prima, cioè che lei dice: no, non basta, dobbiamo trovare l'altro amplificatore. Quindi, però anche qua pensavo che ci sarebbe voluto un po' di più. Un momento, che sta succedendo? Questa cosa la sapevo però io. Ho visto delle clip online su dietro le quinte di questa scena, quella in cui lei dà il pugno a Nicolai e a quanto pare a un certo punto lei gli ha effettivamente dato un pugno sul naso per sbaglio e sto poverino si è preso un pugno durante la scena, poverino. Ok, quindi c'è qualcosa che effettivamente non mi ricordo, perché io pensavo che Nicolai fosse l'erede al trono. Io vi ricordo che nel primo libro non era comparso, quindi questa cosa l'ho saputa dopo. Non mi ricordo se è stato nominato un altro figlio del re, però è vero che non ho riguardato la prima stagione di recente e quindi forse sono io che non me lo ricordo dalla prima stagione. Ok, 3 secondi dopo ha nominato il fratello, quindi il fratello dovrebbe essere ancora vivo. No, no, non è per questo, Arina. Non è per questo. Effettivamente mi domandavo quando avrebbero fatto ricompaire Zoya. Dirò una cosa forte. Sarà perché si è vista effettivamente poco e perché non ha avuto chissà quale, per ora, chissà quale
evoluzione. Io, beh, gioia, a me non fa caldo né freddo, non me la ricordavo manco dai libri, figuratevi. So che è un'eresia perché so che un sacco di gente stravede per Gioia, però visto che in teoria poi dovrebbe diventare una delle protagoniste della prossima fase, cioè la parte adattata da King of Scars, allora immagino che dovrà avere un ruolo più importante successivamente in questa seconda parte, soprattutto nella seconda parte della stagione, no? E Caroline sa un bambino? A Cass questo piacerà. Anche se sappiamo tutti che, insomma, quando si arriverà al punto Cass, ma spero che non farà niente a sto povero bambino, lo userà come leva. La dimostrazione che se si parla, bastava dirlo prima, sono tre puntate che fai il misterioso, vedi? Gliel'hai detto? Ah, bene, allora è ovvio che lo dobbiamo ammazzare, vedi? Le scene d'azione della parte sui corvi sono un'altra cosa comunque. Ho appena visto Kaz che pesta la gente, adesso in Edge, e ce n'è stata una la puntata precedente con Wyland e Jasper, cioè probabilmente sono anche più efficaci perché loro non hanno i poteri e quindi effettivamente sono scene d'azione, non solo gente che muove le mani e usa i poteri, però sono proprio un'altra cosa. Aspetta. Altri punti a favore di Nicolai, almeno lui serve a qualcosa, il povero male è lì perché non ha altro da fare. Però effettivamente, povero, ma si rende conto ed effettivamente sembra che la stia incoraggiando a farlo. Cioè, non riesco a essere però del tutto arrabbiata con Mal, perché allora io avevo sentito delle cose dai libri, e cioè che lui non sembrava aver preso per niente bene il fatto che Alina fosse una geisha e che a quanto pare glielo faceva pesare. Se è così, ci stanno andando molto leggeri con il suo personaggio, perché non mi sembra affatto che sia questo il caso, e anzi lui mi sembra molto di supporto, quindi è vero, io continuo a non shipparlo e secondo me l'utilità del suo personaggio al momento è ridotta a zero, però non riesco a essere arrabbiata con lui perché poverino non ha fatto niente. Ora sì che si rende conto della connessione, sembra cominciare a usarla in maniera più consapevole. Quindi effettivamente prima non lo faceva apposta. Ma penso sia, a questo punto, mi sembra di capire che sia per quell'incongegno che David aveva impiantato sulla sua mano per controllare Lina dopo averle messo il primo amplificatore. Ora, non credo che possa più usarlo per controllare lei e il suo potere, però è questo ad aver creato la connessione mentale tra di loro, quindi effettivamente si spiega perché non lo potesse fare prima. E anche questo episodio è andato, siamo al terzo, siamo tornati più o meno ai livelli del primo episodio. Allora, una cosa che mi disturba un pochino, cioè disturba è un po' esagerato, ma la cosa che mi spiace è che il Darkling secondo me è un po' sottotono, nel senso che lui era sempre questa figura potente, autoritaria, la minaccia, e avrebbe la possibilità di esserlo anche lì, potenzialmente potrebbe esserlo, ma lo vedo molto sottotono perché appunto sta male. Io ho capito che stanno esplorando le conseguenze del Merzov, della magia, questa magia proibita che lui usa, ma di fatto lui non sta facendo niente, cioè lui è lì che sta ricostruendo un po' le sue forze, ma sostanzialmente da quando è uscito dalla faglia è rimasto sempre lì, cioè non sta facendo niente. In teoria è sempre lui contro Alina, ma non c'è tensione perché lui appunto non sta facendo niente, non la sta cercando, non ci sono stati scontri tra di loro. Questa connessione mentale che potrebbe essere un modo per portare questo scontro tra di loro a un livello più mentale, ancora non, insomma, non so se deve essere questo il punto, ma anche in questo senso non sta succedendo niente perché lui è appena diventato consapevole della cosa e lei ancora non si è accorta. I corvi invece continuano a portare avanti la stagione. Questa la vendetta, insomma, si comincia a esplorare il passato di Kaz, la sua vendetta contro Pekka Rollins, le scene di gruppo sono sempre interessanti, adesso c'è questa cosa di
Matthias con Nina che sto cercando di vederlo. Io in realtà vi dirò, le poche parti su Matthias che mettono a me non interessano, ma perché io voglio sperare che non intendano farlo evadere in questa stagione e che stiano tenendo Matthias come personaggio per la serie spin-off sui corvi, e quindi in questo senso immagino che lui non avrà nessuna utilità in questa stagione. E niente, continua a essere interessante, ma nulla che mi abbia che mi stia facendo particolarmente volare, anche se comunque la sto seguendo volentieri. Ho fatto la mia pausa, mi sono dotata di tazza di tè, adesso guardo il quarto episodio che sarà l'ultimo di questa prima parte. Ok, Alina ha deciso di annunciare il fidanzamento con Nikolai, come avevo immaginato, perché effettivamente è la cosa più intelligente. Un'altra cosa che gioca a favore di Nikolai è che lui si vede che non ha problemi con i Grisha, infatti ha dato asilo ai Grisha e sulla sua nave c'erano Grisha e non Grisha, uno di fianco all'altro, e si vede che sono presenti entrambi a questa cena di fidanzamento, quindi cioè, non so dove sia, non l'ho ancora visto l'altro fratello, il re del trono, ma cioè, è chiaro che si deve togliere di mezzo perché vogliamo Nikolai sul trono, non questo fratello maggiore. Ops, era il tizio vicino a Nikolai, il fratello, e non me lo ricordavo, non l'ho riconosciuto, non avevo capito niente, quindi niente, l'ho visto questo secondo fratello, confermo che non ci piace, via. Povero Mal, però, glielo potevi dire, anziché farglielo scoprire durante la cena, poveraccio. Trovatevi in fretta, perché questa sta cominciando a pensare di usare il mezzo, conviene sbrigarsi, prima che decida di fare una cavolata. E mancano 4 episodi dopo questo, quindi c'è tutto il tempo. Che i nostri comuni amici a Ketterdam. Ok, ci siamo finalmente, ci siamo. Io mi stavo chiedendo se a un certo punto avrebbero collegato le due linee di trama, perché quelle dei corvi era totalmente scollegata. Quindi adesso non sono ancora alla fine dell'episodio, vediamo se me lo confermano. Quindi adesso devono mettersi, si spera, in contatto con i corvi per chiedere loro di trovare questa spada, e quindi poi loro dovranno portare la spada e si ricongiungeranno con il resto. Ok, un po' raffazzonata, non so se questa cosa della spada esistesse, ma se effettivamente serve a far ritornare i corvi cioè a far unire le due linee di trama, allora è possibile che se la siano inventata apposta. In realtà quello che stanno facendo i corvi è molto interessante, ok, non voglio dire niente, però mi devi giustificare narrativamente parlando in qualche modo il fatto che tu l'abbia messo nella stessa stagione e nella stessa serie, perché dirmi solamente c'erano nella prima stagione e quindi devono essere anche nella seconda, per me non è sufficiente. Ecco, la differenza è che loro funzionano anche da soli, Alina un po' meno, nel senso che da sola secondo me la sua linea di trama risulterebbe noiosa per come è adesso. Lo sapevo comunque che Nina non poteva averli traditi. Lo sapevo, me lo sentivo che c'era qualcosa. E sul momento ok, poi però ho immaginato. Questo è proprio un viscido. Quando è che ti togli dai piedi? Sono proprio una cosa che preferisco. Io li amo. Anche se questa cosa l'hanno cambiata e non hanno preso per i pari, li perdono, mi piacciono, sono carinissimi. No, caso però, no eh. Queste sono palle, però, non è che ce la racconti. Allora, questo è il problema, è che lui ha appena detto, poco prima, per Carolins, che il problema è affezionarsi alle persone, che non deve avere punti deboli, e si è reso conto di averne uno. Quindi tutto questo, la morale è che Inej è il suo punto debole e lui non può avere punti deboli. Cioè il tenebroso che deve essere intoccabile scopre di non essere così intoccabile. Oh, finalmente un po' di azione, un po' di senso di pericolo, un po' di attacchi, aggressioni. Oh, dov'è il Darkling? Fatecelo vedere. Non sarebbe male se questa prima parte si concludesse con uno scontro, una specie di mini scontro tra Alina e il Darkling. Anche perché, se non sbaglio, succedeva qualcosa del genere nei libri. Però non riesco a capire se lui sia venuto o meno, se abbia mandato solo le sue creature adesso. Io non mi capacito di questa cosa, io non me lo filavo neanche il Darkling nei libri. Non li shippavo neanche, qui li shippo, anche se mi rendo conto che lui ha
Cioè, è oltre il problematico. Però li scippo lo stesso. Io capisco qui. Questa è una serie che mi fa capire perché le persone scippano le persone nelle opere di fantasia. Attenzione, perché la realtà è un'altra cosa. Se, che le scippano le opere di fantasia anche quando c'è qualcosa che chiaramente non quadra. Io prendo in giro le persone che leggono i libri trash e libri tipo After, eccetera, dico, ma siete matti, questo non è amore, e poi sono qua che scippo Alina col Darkling. Io non posso dire più niente. E con questo abbiamo concluso anche questo episodio, quindi concludiamo un attimo questa prima parte, anche perché la luce se ne sta andando. Allora, c'è stato effettivamente un mini minuscolo scontro alla fine della quarta puntata, quindi sono contenta perché effettivamente sarebbe stato un po' forzato far sì che questi due non si vedessero per tutta la stagione e non ci fossero assolutamente scontri tra le due parti. È stato comunque uno scontro molto, molto breve che immagino però faccia capire ancora di più ad Alina che il suo potere al momento non è sufficiente. Lei ha avuto problemi con la faglia, anche con il secondo amplificatore e non lo può sconfiggere solo con i due amplificatori, quindi immagino che andremo a cercare questo terzo amplificatore nelle altre quattro puntate. Che altro posso dire? Mi sembra di capire che la questione di Pekka Rollins al momento sia conclusa, quantomeno in questa stagione. Io adesso non mi ricordo se lo uccidesse o meno in Sei di Corvi, però adesso Pekka Rollins è in prigione. Sono abbastanza contenta, questa puntata mi è piaciuta, soprattutto l'ultima in cui c'è stata un po' di azione. Nella prossima parte vi faccio anche qualche pronostico, qualche teoria o qualche desiderio sul finale, visto che ci stiamo avvicinando, magari tra il settimo e l'ottavo episodio, quando siamo addirittura d'arrivo con il finale, mi sta piacendo. Io continuo a dire che comunque il fatto che io sia arrivata fino a qui, mentre con i libri avevo abbandonato, è una vittoria, anche se confermo che a mio parere solo la parte sua Alina da sola sarebbe stata un po' noiosa da seguire. Più che altro perché è molto, molto lineare, non ci sono particolari guizzi, particolari colpi di scena. Mentre con i corvi c'è un po' più di intrigo, e mi piace nel complesso di più. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questo formato, di questo modo di parlare di serie, un po' diverso da quello che ho usato di solito. Non diventerà il formato al posto delle recensioni, però magari ogni tanto sarebbe carino farlo in futuro. E scusate se c'è qualcuno che ha letto i libri, perché ogni tanto magari faccio delle congetture o dico delle cose che a voi sembrano fuori dal mondo, ma perché voi sapete come deve andare e io invece non lo so. Vediamo. Ah, un'altra cosa, voglio vedere se faranno qualcosa sul personaggio di Zoya, perché come io vi ho detto, ho visto molto poco su di lei e molto poco su cui lavorare, visto che poi dovrebbe diventare la protagonista della prossima parte. Niente, fatemi sapere cosa ne avete pensato, io vi mando un grosso bacione, vi do appuntamento al prossimo video e poi più avanti quando arriverà alla seconda parte di questa reaction. Ciao ciao!